Bentornati ragazzi, proprio nel punto in cui ci eravamo lasciati nell'episodio scorso. Anzi, faccio bene l'intro. Salve a tutti ragazzi e bentornati da My Shosha, ancora con Splinter Cell Blacklist. Ve l'avevo detto che avremmo ripreso subito dallo stesso punto. Che bel trick. Mazza, iniziamo col bot. Iniziamo col bot, c'è questo tizio che... No, allora sei un coglione, amico mio. Vieni qui. E beh, ce l'avevano detto poco fa, vabbè, insomma, per voi nell'episodio scorso, ma ci avevano appena detto che quei robottini con un colpo si bloccano, con un altro esplodono. Qui ho fatto la puttanata, non fa niente. Questo è l'ingegnere, tipo. È un ingegnere, però. Dovremo assolutamente, tanto vola, cambiare armi nelle prossime missioni. Credo di avere conferma, sono gli ingegneri. Perché? Il Drive usa una variante dei protocolli militari di criptazione tripla DES. Usano la stessa criptazione di Sadika Mirawa. Bel lavoro, Chiaro. Charlie. Flash Drive. Sì, ragazzi, praticamente quindi abbiamo fatto bene arrivare a Chicago invece che a Dallas. Ricordiamo, per chi se ne fosse dimenticato, siamo qui a Chicago. E ci piscia. E a Chicago perché, insomma, stiamo cercando di sventare il primo attacco degli ingegneri, questo gruppo terroristico che vuole attaccare gli Stati Uniti. A meno che gli Stati Uniti non ritirino le truppe. Oh, abbiamo svegliato un tizio. E là. Con questa voce suave. C'è qualcuno da quella parte. Oh, Capitano Ovvio, vieni qui. Lo vedo. No, ma visto, impossibile. Qui che ti sgozzo. Vabbè. E invece di andare a Dallas, luogo ipotetico dell'attacco, siamo andati a Chicago, secondo l'intuizione del nostro amico. Però vedete ragazzi come un po' la soglia è labile delle di queste storyline molto americane. Vedo che ti stai avvicinando all'impianto di filtraggio. Se ci arrivi c'è un accesso dal tetto. Che cacchio. Ok. Un'altra cosa, è brutto sto fatto che la tizia ci dice il percorso da fare. Vabbè. Utilizziamo il Karambit. Come si chiama? Karambit. Nostro fratello coltello. Vieni zozzo lurido maiale porco schifoso. Mamma mia. Ho detto più insulti in un secondo che un tifoso interista a Balotelli. Oppure juventino qualsiasi. Dicevo ragazzi, magari senza farci scioccare, il problema poi tra virgolette di queste storyline, poi non lo so, magari ci faranno uno swervone che a fine gioco magari sarà proprio il nostro amico Sam a tradire l'America, ma non credo. Cioè comunque io non mi aspetto niente, scusate, non mi aspetto niente di diverso dal Sam Fisher che salva l'America, gli Stati Uniti, e quindi sventiamo l'attacco. Vabbè, è normale, il gioco è quello. Ci aspettiamo, no! Grande mossa. Questa non ve l'aspettavate, eh? L'abbiamo proprio fottuti da dietro. Gli eravamo caduti in faccia. Ma abbiamo fatto assaggiare il suono del nostro proiettile. L'acciaio, il piombo. Abbiamo a che fare con dei professionisti. Hanno fatto un lavoro pulito con la security. Non solo la security, anche i sistemi. Devo aggirare il loro hack prima di aprire la porta, altrimenti non arriverei a quello schifo che vogliono mettere nell'acqua. Fai in fretta. Non ti preoccupare, Sam. Anche noi siamo dei professionisti, guardate qui. Ti è sgozzato come un maiale. Ehi, tu. Però, ripeto, probabilmente l'ho già detto. È da quella parte. Dai, avvicinati, bello. Ti mandiamo in paradiso con il nostro fratello coltello? No. Spariamo in faccia così, tanto siamo dei pro. Fatto. Puoi andare, Sam. Grazie. Grazie mille. Non so se l'ho già detto, ma lo trovo veramente, veramente... Stanno pompando la gente in due posizioni. Me ne occupo io, se riusciamo a contenere l'acqua contaminata. Posso provare a chiudere la valvola? Fallo. Abbiamo 10 minuti prima che il livello di contaminazione sia critico. Eh sì. Quindi vabbè, proprio 10 minuti così. Dai allora ragazzi, andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Si deve fare ciò che si deve fare. Dobbiamo andare a salvare l'America. Non che in realtà, vabbè, come giustamente qualcuno di voi ha detto,
In realtà dal punto di vista della trama non è che ci possiamo aspettare tanto a livello emotivo, che magari ci coinvolga come The Last of Us. Infatti sinceramente ragazzi, come trama non mi sta prendendo per niente. Però è divertente il gioco, mi piace sgattaiolare dietro alle gambe, al culone dei nemici. Quindi bene così. Allora dobbiamo chiudere. Oh, un nemico corazzato. What? Yeah. Piglia in carta e porta a casa. Dai bello, dove sei? Ah, sei lì. Ok, dormi. No, come non dormi? Vabbè. Dormirei per sempre, maledetto. Ok. Prima pompa spenta. Charlie, come va la valvola? Non lo so, è uno bravo. Continua a chiudermi fuori, ma ho ancora col chiasso nella manica. Ah, ho riscontrato una cosa, ragazzi. Quando renderizzo... Buone notizie, Sam. Le planimetrie mostrano un tunnel di servizio sotto la sala comandi. Ti porterà da un lato all'altro dell'impianto. Ok, grazie. Dicevo, quando renderizzo e utilizzo il visore quello verde, c'ho sempre qualche perdita... c'ho qualche calo di framerate. Dobbiamo passare qua, forse... Possiamo sfondare la porta, non si sfonda. Ah, sbirciamo sotto. Molti di voi mi hanno chiesto di... cioè, chiesto, mi hanno consigliato di sbirciare. Qua non c'è nessuno. Magari c'era una bella donna che si sta facendo la doccia. Come nei peggiori anime di serie B. Giusto perché ci dobbiamo sbrigare. Beh, ragazzi, non c'è tempo per le minchiate. Dobbiamo andare... a salvare i cittadini di Chicago. O l'attacco consumatori americani. Sarà... possiamo scendere da... cazzo faccio? Che poi me l'aveva detto che c'era un tunnel sotterraneo. Vabbè, dai, scendiamo da qui, non fa niente. Complichiamoci la vita. Approccio diretto ragazzi, no, non faremo niente di furtivo. Ok. Mannaggia la puttanaccia zozza. Guardalo, vai di... Vabbè, però no. Io gli ho sparato un colpo in faccia, no in testa, in faccia. Vabbè. Vabbè dai, su. Utilizziamo l'ausilio. Sì, vieni qua, va. Però c'è troppa luce qui ragazzi, c'è troppa luce. Un po' come quando avete sonno, no? E arriva, che ne so, qualcuno, vostra sorella, vostra madre, vostro fratello, che vi accende la luce mentre dormite. Veramente, quello veramente uccisione furtiva. E là? Dai che sto pure al... vabbè. Scappiamo! Abbiamo solo 6 minuti. Abbiamo il fuoco alle chiappe. Oh. Era tutto programmato, ragazzi. Mentre quelli vanno a sparare all'aria, alle mosche, noi li abbiamo aggirati facendo... pompa spenta. Ci hanno ribeccato, però. Bel lavoro, ma è troppo tardi. Come? E c'è ora. L'agente patogeno è già a livelli infettivi e la valvola verso l'esterno è ancora aperta. Forse no. In pratica mi ha chiuso fuori dalla valvola, ma ho attivato il blocco manuale. Puoi andare e chiuderla a mano. Vado subito. Ok, dobbiamo andare a chiudere a mano. Intanto però vedete ragazzi, ve l'ho già detto nell'episodio scorso, sono proprio un pro dei diversivi, cioè. Perdetevi e cercate. Sì. No, dobbiamo passare sotto. Adesso stavolta passiamoci, anche perché dobbiamo andare a chiudere la valvola. Cioè li ho proprio fregati. Sia per chiudere la pompa lì, per distruggere la pompa, che adesso per fuggire. A dire il vero ragazzi, oggi non sono per niente in forma. Già nell'episodio precedente, che poi è lo stesso di questo, perché sto registrando tutto insieme. Anzi, con la nuova formula, e fatemi sapere se vi è piaciuta. Però comunque non mi è piaciuto per niente, come... non mi piace per niente come sto giocando oggi. Vabbè, ci può stare ragazzi, che magari ho uno di quei giorni, no. Comunque chiudiamolo, chiudiamo la pompa. Più che altro perché cioè, abbiamo giocato proprio a salto diretto, così.
Allora lasciami stare. Però dai. L'impianto è contenuto. L'attacco con sumi americani è ufficialmente fallito. Dai! Ora ti tiriamo fuori da lì. Briggs? Sono atterrato, andiamo. Briggs, porta la macchina. Sì, credo che avremmo dato il meglio di noi in assalto. Vediamo un po'. Comunque, ripeto, non ho giocato molto bene. Vi chiedo scusa addirittura, ragazzi, perché un pro riconosce i suoi errori. No, invece ha fantasma, pensate un po'. Gli ingegneri hanno dirottato un carico da una struttura CDC di livello 5 a Northwestern. Si tratta di armi batteriologiche. Con cui avrebbero sterminato la città. Hai trovato una cura? I tuoi test sull'infezione sono negativi. Ho appena avuto il via libera per Chicago. Ehi, prego. Non compiacerti troppo, Charlie. Ci è andata bene. Abbiamo basato una missione su un'intuizione. Hai ragione. Per questo non sprecheremo tempo sulla difensiva. Abbiamo altre opzioni. Sadiq pensa che ci difenderemo. È questo il suo piano. Noi invece andremo all'attacco. E come? Non abbiamo bersagli e non possiamo distoglierci dalla blacklist. Se continuiamo a inseguire gli ingegneri, prima o poi riusciranno a farcela. Gli daremo la caccia. Lo spingeremo a sbagliare. Oh oh. Per come l'ha detto sembra quasi interessante. Comunque staremo a vedere. Io direi che ci possiamo salutare qui. C'è una villa privata. Il prossimo attacco è tra 5 giorni e 9 ore. Un saluto a tutti da Mike Shosh. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao tesoro. Oddio papà. Cos'è successo? La mia bacheca è piena di cose assurde successe a Chicago. Sei stato tu, hai... Sto bene. Va tutto bene. Procurati dell'acqua in bottiglia, non si sa mai. Qui la situazione rasenta l'assurdo. Lo so, certo, c'è stato Guam, ma nessuno avrebbe mai pensato davvero che... Sai, che ci colpissero qui. Tu come stai? Sto bene, cerco di non guardare i telegiornali, si va di male in peggio. Sarebbe potuta andare peggio, fidati. Non è questo il punto, papà, è successo. Qui, tutti pensano di essere il prossimo bersaglio. Lascia che parlino. La gente non ragiona quando ha paura, fa nel panico, me l'hai insegnato tu. Infatti c'è gente che inneggia la legge marziale e un pazzoide di Toledo che dà fuoco a un centro comunale. E cose simili stanno succedendo ovunque. Ok, ma tu stai attenta. Se ti serve aiuto... So chi chiamare. Me la caverò. Ci sentiamo presto.